Tommaso Zorzi senza freni. Diffusa una mia foto intima, il racconto shock. Tommaso Zorzi fa una confessione. È stata diffusa una mia foto intima su Twitter. In queste ultime ore Tommaso Zorzi è venuto a sapere che qualcuno pare abbia acquistato un bot per fargli crescere esponenzialmente il numero dei follower, creandogli un bel danno di immagine. Ma i problemi per Tommaso Zorzi non sono finiti qua. Cos'altro è successo? Il giovane giurato di Drag Race Italia ha rivelato su Instagram che mesi fa una persona con un profilo fake ha fatto girare su Twitter una sua foto intima. Qualche mese fa un profilo su Twitter ha spammato una foto del mio organo genitale. Vecchia, e lo poteva fare. Tommaso Zorzi ha poi confessato di aver segnalato la foto più volte, senza però ottenere niente. Puoi solo segnalare il profilo tramite l'app, ma non succede un *** Tommaso Zorzi va su tutte le furie e svela. Tutto ciò è vergognoso. Tommaso Zorzi. Sempre parlando di questa sua foto intima circolata su Twitter. Non ha poi nascosto su Instagram di credere che nonostante le segnalazioni fatte nessuno sia intervenuto sia assolutamente vergognoso. È vergognosa questa roba senza se e senza ma. Perché si creano danni anche psicologici. Tommaso Zorzi. Che ieri si è sfogato duramente su Instagram. Ha poi dichiarato di essere ben felice che questa foto non sia mai arrivata alle redazioni dei giornali. Perché senza ombra di dubbio avrebbe potuto avere più di qualche problema. Pensate se questa foto arrivava ai giornali? È allucinante! Tommaso Zorzi ammette. Queste persone devono rivolgersi ad uno specialista. Tommaso Zorzi ha poi concluso questo suo lungo sfogo su Instagram asserendo che tutti questi cosiddetti leoni da tastiera dovrebbero rivolgersi ad uno specialista per risolvere i loro problemi. Perché non è possibile che riversino il loro odio nei confronti dei personaggi pubblici. Io sono stufo e *** tu nero di subire rotture del genere. Successivamente il fidanzato di Tommaso Stanzani ha dichiarato di sperare che vengano presto fatte leggi ad hoc per il
web perché sicuro che la situazione ormai sta degenerando.